Ani che sopravvive grazie al fiume. Sul nostro pianeta, una persona su 10 vive nel bacino del Gange e le acque fertili del fiume permettono a tutti di sopravvivere. Nel corso dei millenni, la venerazione dell'induismo per la natura ha garantito al fiume e agli animali che lo abitano una notevole protezione. Ma circa 1000 anni fa, le cose hanno cominciato a cambiare. Ondate di invasori musulmani arrivarono da Occidente e la loro influenza si diffuse nelle pianure. Oltre ad introdurre l'Islam in India, essi apportarono anche una nuova concezione della tecnologia, della cultura e dell'arte. I Mughal sono stati gli ultimi invasori musulmani, i più potenti, e la loro eredità sopravvive nell'architettura più straordinaria della pianura del Gange. Gli intricati dettagli dei loro edifici sono una prova del fascino esercitato sui Mughal dalla natura. Ma consideravano la natura in modo molto diverso da quello induista. La loro eredità scientifica li spingeva a cercare di interpretarla e di gestirla. Attorno ai loro palazzi e ai loro sepolcri crearono dei giardini da paradiso terrestre, molto curati esteticamente, che popolarono di animali catturati nelle pianure. I Mughal provenivano dagli spogli deserti dell'Asia centrale ed erano affascinati dall'habitat e dalle creature del Gange. Erano a comportamento animale e sono considerati per questo i primi grandi naturalisti indiani. Ma nutrivano una passione ancora più forte per un'altra attività all'aria aperta. I Mughal avevano una vera ossessione per la caccia e più la preda era grande, più il cacciatore incuteva rispetto. I nobili Mughal erano in competizione tra loro nel catturare il maggior numero possibile di grandi felini e molti abbattevano una quantità incredibile di questi animali. Ma l'impatto che ebbe la caccia dei Mughal sulla natura del Gange fu ben poca cosa rispetto a quello che sarebbe accaduto con la successiva ondata di invasori. In India, gli inglesi cercavano nuove opportunità commerciali e si resero presto conto delle potenzialità offerte dalle pianure. L'agricoltura diventò una specie di grande industria, quindi gli animali selvaggi iniziarono ad essere considerati nocivi. I grandi carnivori divennero i principali nemici dell'uomo e chi li catturava riceveva una ricompensa. Oggi in India sopravvivono solo 350 leoni e sono completamente scomparsi dalle pianure. Al ghepardo indiano è toccata una sorte ancora più triste e a metà del XX secolo è stato dichiarato estinto. Lungo i canali del delta del Gange vivono più di 100 milioni di persone.